Volvo FH16 Euro 6. Econic con compattatore. Trasporto commerciale in edicola. Presentato Combimax. Apriamo questa edizione del TG parlando della casa svedese che ha iniziato la commercializzazione del nuovo FH16 il 1 aprile. L'FH16 con il 6 cilindri in linea di 16 litri di cilindrata, 750 cavalli e 3550 Nm di coppia, resta il camion più potente del mondo anche nella configurazione Euro 6. Dai precedenti Euro 5 nulla cambia sia esteticamente sia nel layout della parte meccanica, naturalmente con l'eccezione dei catalizzatori. A questo punto il line-up Euro 6 della Volvo risulta completo partendo dai leggeri della gamma FL fino ai trattori per eccezionali 8x4 della gamma FH16. Ricordiamo che l'Econic si trova sul mercato dal 1998 e la maggior parte dei 13.500 esemplari prodotti fino ad oggi sono impiegati nel settore della raccolta rifiuti. Uno degli ultimi è carrozzato con un compattatore posteriore dall'italiana Farid. La scelta è caduta sul modello 1830, un due assi corto e compatto. Il compattatore monta nuovi sistemi elettrici e idraulici, un nuovo portellone posteriore e una diversa geometria del suo sollevamento. In alternativa l'Econic è disponibile anche in versione a 3 e 4 assi con asse anteriore e posteriore aggiunto e per mercati speciali anche in configurazione 6x4 con asse motore rigido in tandem equipaggiato con pneumatici gemellati. Lo muove un 6 cilindri in linea da 7,7 litri di cilindrata in due livelli di potenza, 299 e 354 cavalli. Esce la prossima settimana in edicola e sull'app gratuita il nuovo numero di Trasporto Commerciale. Tra i molti articoli un'inchiesta da cui l'immagine del Volkswagen Constellation in copertina sulle attività del gruppo tedesco nel campo dei veicoli pesanti. Inoltre troverete una prova del Volkswagen Crafter e come sempre molti articoli sulle attività più interessanti per l'autotrasportatore. Tra quelle di questo mese al centro dell'attenzione il Campus Truck di Fai Service. In Belgio, presso la Faymonville, è avvenuta l'anteprima mondiale del nuovo Combimax, rivoluzionario tuttofare della casa belga, allungabile per trasporti eccezionali modulare e con un collo universale. È in grado di caricare oltre 150 tonnellate su 14 assi, con un peso totale a terra di 42 tonnellate. Il primo esemplare venduto in Italia dall'importatore Giovanni Tomatis potrebbe essere acquistato dalla nota società di sollevamento ligure Vernazza, la stessa che ha spostato il treno deragliato sulla linea di Ventimiglia poche settimane fa. Il Combimax misura una lunghezza massima pari a 26 metri, ma la sua peculiarità resta la possibilità di intercambiare i pianali con vasche basse e moduli da 2 a 5 assi. La Faymonville possiede tre siti produttivi in Belgio, Polonia e Lussemburgo e ha appena aperto un grande centro assistenza a Mosca. Il DAF LF viene prodotto in Gran Bretagna nell'ex stabilimento Leyland Veicoli Industriali. La casa olandese ha sempre avuto la caratteristica di allestire in proprio una parte limitata della produzione che opera in Gran Bretagna, arrivando fino ai 5.000 esemplari allestiti internamente. Un record per camion della gamma media. Lo scorso gennaio i primi tre trattori Scania Euro 6 alimentati a gas metano sono stati consegnati a Devi Logistics SRL di Bonporto in provincia di Modena. Il basso impatto ambientale oltre alla massima disponibilità dei veicoli di Devi Logistics sono garantiti anche dal contratto di assistenza. La manutenzione dei mezzi viene effettuata presso la rete di officine autorizzate della casa. Le prove private del track race presso il circuito di Nogaro in Francia hanno coinvolto i veicoli Renault affidati ad una squadra privata. Ricordiamo che il campionato europeo partirà quest'anno con il Gran Premio di Istanbul in Turchia e Misano sarà il secondo Gran Premio in calendario insieme al tradizionale weekend del camionista in programma il 24 e 25 maggio. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Trucking News sempre su questo canale martedì. Grazie, arrivederci.